Signor Alessandro Medaglia vive qua da quando? Dal 30 dicembre 2017, dal primo giorno dell'occupazione. Perché si è ritrovato a vivere qua in occupazione? Perché vivendo con una miseria dell'invalidità civile, ero impossibilitato e sono ancora impossibilitato a trovare un affitto dignitoso, perché poi non si riesce a vivere anche se lo si trova. E quindi sono venuto con degli amici a occupare, ma sapevamo che da un giorno all'altro dovevamo andare via. E ne usciamo comunque vittoriosi perché il comune è venuto incontro alle nostre richieste e ci ha dato una sistemazione, anche se oggi andiamo via da qua. Ma Com'è stata questa esperienza? diciamo che è stata buona, ho conosciuto molti amici di tutte le nazioni e non è tutto quello che si dice in TV, che sono così e così, invece bisogna viverle le emozioni per poi vedere la differenza. E sono tutti grandi amici, quelli dell'occupazione qui, che oggi andiamo via vittoriosi, come ho detto prima, perché siamo noi che andiamo via e lasciamo l'hotel per andare in una sistemazione, non loro che vengono a toglierci per metterci in una strada. Le dispiace andar via? È un po' sì, dopo 17 mesi era un'abitudine stare qua, però purtroppo. Ma comunque abbiamo il piacere che andiamo sotto un altro tetto. E per questa volta sarà definitivo. Era questo il nostro obiettivo, avere un tetto definitivo. E penso che è la gioia di tutti, perché non è che ci siamo solo noi, tutto il mondo c'è chi è peggio di noi. E questo è un messaggio che dico a tutti, aiutate tutti i comuni, le prefetture, di aiutarli. Perché non siamo gente malvagia che rubiamo, siamo disagiati, perché c'è chi non prende niente, c'è chi prende l'invalidità, ma è uguale a chi non prende niente e non è che possiamo dormire fuori, sulle panchine o nelle varie stazioni, non è normale. Perciò di avere un po' di coscienza, perché non siamo al 1945, siamo al 2019, ci vuole un po' di coscienza a tutte le istituzioni. Questo è un appello che faccio. Ringrazio comunque tutti quanti che ci hanno aiutato e se oggi andiamo di qua è grazie a loro. Ci hanno aiutato e abbiamo una sistemazione definitiva. Di nuovo grazie e arrivederci, Hotel Centrale, o come si chiamerà. Io e come penso tutti gli altri oggi piangeranno un poco, però è un pianto di gioia perché abbiamo un tetto definitivo. Grazie a tutti. E la signora Blessing da quanto tempo vive qua? Primo giorno all'hotel, primo giorno che noi apriamo quest'hotel e io vivo qua fino ad oggi. Da domani, da stanotte dove andrà a stare? Stanotte comunque il comune già organizzato qualcosa per tutti quanti, persone che stare qui dall'occupazione dall'hotel centrale, che loro prendono a casa per tutte le persone che stare qui all'hotel.
Poi tutte le persone già andate al suo appartamento. Stanotte io ho andato dove stare io, che comune ho trovato per me. Dov'è? La mia famiglia. A Cosenza qui. Perché ti trovavi qua a vivere? Perché eri senza casa? Perché prima io e mia famiglia era un progetto prima a San Basile. Poi io sono stato lì per un anno, poi loro hanno detto che è finito il progetto. Poi io non lavoro, non posso affittare a casa, non posso fare niente senza i soldi. Poi venite qui dalla Predo a casa, poi fare qualche cosa, poi trovato qui a Otte Centrale, poi venite a stare qui, perché quando finisci i progetti non c'è nessuna parte che io posso andare con i due figli, non posso andare nessuna parte, nessuno non posso accompagnare a me a casa, poi venite qui a Predo a casa. Com'è stata l'esperienza qua? È buona e brutta, perché in questi mesi noi impariamo tante le cose, tanti problemi da comune, dal fare manifestazione, fare le cose che è molto che possiamo fare per risolvere tutte queste cose. E poi una buona cosa, perché io conosco tante persone nera, bianca, io conosco tutte le persone, gli amici, capito? Ma è buono, secondo me. Mi dispiace andare via? No, perché è meglio che noi andare via, perché per trovare a mia casa, perché Otte Centrale non è mio a casa, capito? E grazie a Dio, grazie a tutti quanti che noi riusciamo a trovare soluzione per trovare dove io posso chiamare, che e questo è mio a casa. Ma per noi diciamo che questa qua è una vittoria, riteniamo una vittoria storica, in realtà è una vittoria per tutta la città. Cioè, in Italia in questo momento, di fronte all'occupazione abitativa, la risposta è solo la repressione, gli sgomberi. Qui siamo riusciti a, in realtà, a sventarli e a trovare le soluzioni dignitose per tutti. Non ci dimentichiamo, insomma, che a marzo, quando ci fu proprio il momento in cui eravamo proprio arrivati al fatto che sarebbero state sgomberate sia l'Otto Centrale che via Savoia, l'azione, diciamo, conflittuale del movimento di lotta per la casa è riuscito in realtà a bloccare quello che era un meccanismo che volevano alcuni apparati di potere di questa città, e tirar fuori in realtà delle soluzioni iperdignitose per chi uscirà oggi dall'Otto Centrale, nel senso che andremo a, una parte di noi andranno negli appartamenti, altri andranno alle Canossiane, dove stanno ristabilendo un'ala che era, diciamo, inutilizzabile, e queste persone andranno lì, pagheranno l'affitto sociale come si paga nelle case popolari, e andranno a tutti gli effetti a far parte di un meccanismo delle case popolari che fino a qualche anno fa non ci sarebbero mai potuti entrare. È un risultato molto molto importante, nel senso che comunque a queste persone viene ridata dignità con questa cosa. Viene data dignità, e si sono in realtà ripresi la dignità con un anno e mezzo di lotta che non è stato assolutamente facile, perché comunque l'Otto Centrale è stato un'occupazione non facile, un'occupazione in pieno centro, con tutta una serie di conseguenze, insomma, anche da un punto di vista giudiziario, che hanno portato, no, all'apertura dell'inchiesta su Prendo Casa, ma comunque alla valenza in se stessa dell'azione rispetto a un luogo simbolo, secondo noi, della speculazione edilizia di questa città. Un anno e mezzo che ha portato però dei risultati molto molto importanti, quindi oggi in realtà per noi è un grosso momento di vittoria, e pensiamo che sia un momento però di vittoria di tutta la città, nel senso che se Cosenza è riuscita a dare questo tipo di risposta, noi pensiamo che questa sia una risposta, al di là della lotta, sia stata una risposta della città di evitare degli sgomberi, è un grande risultato rispetto a una quadratura nazionale che ci dice, ci racconta
tutt'altro. Certo, per noi la lotta non finisce qua, nel senso che ora si riapre la questione su Via Savoia, dove comunque a settembre-ottobre vorranno nuovamente si riaprirà la questione degli sgomberi, però noi pensiamo che delle soluzioni alternative ci sono, l'Hotel Centrale l'ha dimostrato, insomma oggi ce ne andiamo qui in maniera del tutto pacifica, senza nessuna forma di violenza, senza nessuna forma di coercizione, con i bambini che scherzano e ridono, è una pratica che si può riprodurre su altre soluzioni e o comunque su Via Savoia ci sono secondo noi tutte le condizioni per costruire lì un grande progetto di autorecupero, visto anche che la legge regionale da qui a pochi giorni andrà in vigore, quindi potrebbe essere in realtà secondo noi Via Savoia il primo esperimento di autorecupero della regione Calabria dopo l'approvazione della legge. Per noi insomma vedremo, insomma da dopodomani si ripartirà con forza su questi temi. Oggi ci godiamo questa piccola vittoria di una battaglia, naturalmente la guerra è ancora aperta perché ancora c'è tanta gente che vive in mezzo alla strada, c'è tanta gente che vive nel disagio abitativo, la questione sulle case popolari è tutt'altro che risolta, perché comunque rimane un problema aperto, quindi per noi la lotta non si ferma assolutamente qui. Quali i risvolti attuali dell'inchiesta? C'è stata il 27 la prima udienza? C'è stata la prima udienza, ora è stata rinviata al 23. Chiaramente secondo noi a questo punto l'inchiesta contro Prendo Casa viene meno, nel senso che quando si aprì questa inchiesta sull'associazione a delinquere si aprì proprio sull'occupazione dell'Hotel Centrale. Beh, l'Hotel Centrale oggi viene liberato, viene istituito al Tribunale con delle soluzioni trovate dalle istituzioni, quindi pensiamo che a questo punto se questa inchiesta è ancora in piedi, come dire, vorrà dire che in questa inchiesta ci sono associati a delinquere con noi anche il Comune, anche la Prefettura e gli organi istituzionali che hanno fatto sì che si arrivasse a questa soluzione.